ringraziamo in particolar modo l'assessore a istruzione Pietro Santoro e il sindaco Gennaro Toto che hanno permesso di realizzare questa bella manifestazione col patrocinio del comune, unitamente ai comuni di Olgiate, dico giusto, non voglio dimenticarne nessuno, Olgiate, Montevecchia, Lomagna, Oslago e Verate. Abbiamo pensato di farlo unicamente ai suoi ex allievi, sembrava la cosa più bella, più carina, più sentita. E devo dire che ringraziamo proprio di cuore queste persone perché hanno aderito numerose e soprattutto con entusiasmo. E hanno collaborato in tutti i modi, hanno fatto catena fra loro per cercare di raggiungersi tutti il più possibile e quindi hanno contribuito a rendere bella la riuscita di questa giornata, di questo pomeriggio insieme. Addirittura c'è chi è venuto apposta dal Lazio, pur di non mancare, cioè hanno dato il quadro prima, sono venuti apposta, quindi veramente questo è un grandissimo segno di affetto. Poi comunque ho visto, ci sono dei miei colleghi che mi sono sempre vicini, ex colleghi ormai, perché io ho cambiato datore di lavoro, quindi sono nipotino, quindi ormai faccio la nonna a tempo pieno. E quindi sono felice di vedere i miei colleghi, anche i colleghi sommelier che non mancano mai, mi sono sempre vicini, e più colleghi sono amici ormai. E quindi davvero grazie a tutti quanti, sono proprio veramente contenta e anche commossa. Purtroppo qualche allievo non c'è più, sono passati tanti anni e non tutti sono ancora qua con noi. Qualcuno per motivi vari, di famiglia, impegni importanti non ha potuto essere presente oggi ma ci ha fatto vedere le sue opere. E comunque anche degli allievi che non sono più presenti abbiamo potuto avere la collaborazione dei mariti, delle mogli, dei figli che ci hanno fatto comunque avere le opere, quindi ringraziamo veramente anche di questo. E, niente, cos'altro dire? Ringraziamo tanto e veramente con amore le nostre famiglie che sono sempre vicine, ci accompagnano e ci sostengono, ci aiutano nell'organizzazione di queste mostre. Ne abbiamo già fatte altre in passato, qualcuno è già venuto ed ha partecipato ad altre commemorazioni di papà e quindi sanno che le nostre famiglie ci sono sempre vicine, sempre ci danno una grande mano. È un'iniziativa che si innesta perfettamente nella programmazione artistico-culturale dell'amministrazione, Teatro in Villa, la mostra di Dolores De Vitali e oggi Franco Torazza, e a breve ci saranno anche altre iniziative simili a questa, con la missione di rendere la bellezza e l'arte in tutte le sue forme fruibile al più vasto numero possibile di persone. Oggi qui abbiamo un importante corpus di opere che possiamo dividere semplicemente in tre cicli, alcuni ritratti, le nature morte e le opere degli allievi. Se la sapienza popolare ci suggerisce che la mela non cade mai troppo lontana dall'albero, in questo luogo, in questa mostra, non possiamo che dare ragione ai proverbi dei nostri padri. Nelle opere degli allievi del Torazza si evince una virtù dell'artista, Torazza. Sicuramente sapeva vedere e far emergere la ricchezza, le potenzialità dei discenti alla sua scuola. E quindi quale luogo più adatto per questa mostra se non la scuola primaria, luogo in cui le potenzialità dell'infanzia sono in potenza le competenze dell'adulto. Quindi io ringrazio Tiziana e Raffaella per tutto il lavoro di preparazione, di progettazione e di regia che hanno fatto e le ringrazio per averci regalato ancora dopo 30 anni la presenza spirituale di un grande artista che ha caratterizzato la nostra storia, le nostre vite e il nostro territorio. Di
cui lui era capace di manovrare dei temi. Che senta tutto? Lui cosa ne dice di queste quadre, di questo quadro? E io ero costretto a dire qualcosa, certo, ma e lui era sempre d'accordo con me. Sempre d'accordo, sì, poi mi ha fatto un grandissimo piacere, mi ha fatto entrare nel suo studio, dove un po' questa distanza del lei si era sciolta. E mi ha detto delle cose interessantissime, delle cose, la sua ispirazione, il perché. Ma quanto perché nel guardare i quadri di un artista che in questa rappresentazione porta la sua attività dagli anni 50, anche un po' prima degli anni 50, prima agli anni 80, diciamo, quel quadro dell'84 penso che sia il più recente di tutti, no? Di quelli esposti qua. Allora, qui si pone il problema di non tanto guardare che cosa c'è dipinto, ma di che cosa sono spia le cose che vediamo dipinte. Gli anni 50 in Italia non sono gli anni 50 altrove. Gli anni 50 sono gli anni del secondo dopoguerra e sono gli anni del realismo sociale, sono gli anni in cui il Partito Comunista subentra a quello fascista. E c'era la necessità di ricostruire l'Italia e gli italiani. E lo si doveva fare, diciamo così, facendo leva su dei principi cardine di quello che si immaginava allora essere una società, cioè la famiglia, la religione, il lavoro e la patria. Per parlare un linguaggio molto semplice, si doveva prendere le cose che erano a disposizione, alla portata di tutti, che diventavano poi metafora di una vita. Il paesaggio che c'era quando ci si guardava attorno tra gli anni 50 e gli anni 70 e gli anni 60 era un paesaggio di desolazione. E se voi guardate quadri come questo, per esempio, come alcuni che sono nella prima parte, vedete che mancano una essenzialità, una sciocchezza riduttiva di elementi che consente a questo quadro, come ad altri, di rappresentare i funghi, ma nella loro semplicità, nel loro quasi materiale significato non dicono niente, ma si presentano come metafora di un qualche cosa d'altro. La metafora di una vita semplice che si conduceva in quegli anni in cui ci si guardava intorno e c'erano solo macerie. Si dividevano i fichi e le uova per mangiare. Chi alla mia età ha sentito il padre o i nonni dire queste cose, no? E da questi quadri, nella semplicità dei soggetti, nel pauperismo anche dei mezzi, colori, due o tre colori virati nella loro matrice tonale, lo si trova in questi anni, mentre negli anni successivi, anni 60, anni 70, sono quadri di questo tipo, questi che vedete qui vicino a me tutti, vedete che si arricchiscono.